Con i suoi 1100 ettari, la base militare di Amendola è l'aeroporto militare più grande d'Italia. L'aeronautica celebra il centenario della sua costituzione e anche il 32esimo stormo ha aperto le proprie porte ai visitatori che dalle 10 alle 16 di oggi hanno la possibilità di accedere alla base e scoprire tutti i suoi segreti. Abbiamo ascoltato le voci di alcuni dei protagonisti di oggi, sentiamole insieme. Una bellissima esperienza per tutti noi, tanti bambini la guardano sognando perché lei chiaramente vola su questi velissimi F-35, un suo commento. Sì, certamente, volare su questi velivoli per me è stato un sogno che porto avanti fin da bambino, è un sogno che vedo oggi negli occhi di tanti ragazzi ed è proprio a loro che faccio un in bocca al lupo per il loro futuro, gli auguro a tutti appunto di riuscire a realizzare, raggiungere i propri sogni, di impegnarsi ogni giorno e di non smettere mai di crederci. Come si diventa piloti F-35? Qualche consiglio? Allora, il percorso è molto lungo, ma sicuramente si parte dall'Accademia Aeronautica, quindi attraverso un bando di concorso che esce annualmente è possibile fare domanda di ingresso in Accademia come ruolo pilota e da lì poi un percorso abbastanza lungo che prevede appunto il conseguimento della laurea magistrale presso l'Accademia, presso l'Università Federico II di Napoli e poi successivamente l'invio presso le scuole di volo per seguire tutto l'iter addestrativo dei piloti fino ad arrivare a queste macchine molto avanzate. Tra poco lei spiccherà il volo? Sì, confermo. Tra poco spiccherò il volo e inizierò il corso proprio su questa macchina a brevissimo in America. Un'ultima cosa, un episodio, un momento carino che si sente di condividere con tutti noi. Sicuramente il primo volo da solista, quindi la prima volta che l'istruttore si è fidato a mandarmi in volo da solo, quindi senza il suo aiuto ho spiccato il volo, ho aperto le ali e ho portato a casa la missione per conto mio. Quella sicuramente è l'emozione più grande. Una curiosità su questo aereo e soprattutto su questo casco, cosa hanno di speciale? Allora, sicuramente questo casco permette di integrare all'interno di ciò che vede il pilota una moltitudine di informazioni, quindi rispetto a velivoli di generazioni precedenti riesce a fornire una situazione di quello che avviene attorno nell'ambiente circostante molto dettagliata al pilota, quindi aumenta la capacità del pilota di svolgere il suo compito e di prendere decisioni anche in momenti concitati. È realizzato sulla persona, quindi è suo e non può cederlo a nessuno, è così? Esattamente, il casco è personale ed è realizzato appunto sulla propria persona, sulla propria fisionomia. E invece sull'aereo cosa ci può dire? Sull'aereo sicuramente un caccia di quinta generazione, quindi è in grado di svolgere molte missioni nella stessa missione ed è un caccia tra i più avanzati al mondo, se non il più avanzato, e permette di assicurare tutto l'insieme di servizi che l'aeronautica già offre al paese, quindi dalla difesa aerea a tutta un'altra serie di servizi a servizio del cittadino. La base Amendola è stata la prima ad averlo in Europa, forse, ho capito bene? È la prima che ha raggiunto l'operational capability con la macchina ed effettivamente sì, quindi l'Italia è pioniera in Europa per quanto riguarda l'utilizzo di questo caccia. E siamo in compagnia dell'ingegnere Isabella. Allora, lei di cosa si occupa di preciso? Qual è la sua funzione qui alla base Amendola? Sono un ufficiale tecnico qui al 13° gruppo volo dell'aeronautica militare di Amendola. Di cosa si occupa e che curiosità ci può svelare rispetto a questo F-35? Guardi, io mi occupo dell'efficienza e la manutenzione di questo aeroplano e della flotta. E, le curiosità sono tante, ma sicuramente quella che spicca di più è l'innovazione che ha portato questo aeroplano e la quinta generazione e tutte le novità e grandi capacità di questo nuovo assetto dell'aeronautica militare. È bello vedere una giovane donna impegnata in questo tipo di attività. Qual è il messaggio che si sente di condividere con i giovani e le giovani di oggi? Innanzitutto di seguire i propri sogni, perché solo seguendoli e coltivando le proprie passioni si può arrivare dovunque. Ed ecco quindi che io le ho seguite e finalmente sono qui felice di lavorare con l'aeronautica militare e con questa grande squadra. Com'è nata in te questa passione? Sin da piccola, avendo vicino l'aeroporto di Galatina, vedevo passare e sorvolare gli aeroplani sul cielo salentino e da lì la passione, l'amore per il volo e per tutto ciò che ci sta intorno. Ci sveli qualche segreto rispetto a questo velivolo, il Predator, che magari non tutti conoscono nelle sue funzioni? Il mio appunto ruolo è quello di... mi sto abilitando appunto su questa macchina, la MQ-9, che rispetto a tutti gli altri aeromobili è a pilotaggio remoto, quindi il pilota si ritrova all'interno di una GCS, quindi una Ground Control Station, che permette appunto il pilotaggio dell'aeromobile a distanza. Questo permette
tantissimi vantaggi che possono derivare dal punto quello di non avere il pilota a bordo, quindi avere una prolungata autonomia in volo, in più diciamo essere operato a distanza, quindi permettere all'aeromobile di trovarsi in territorio anche diciamo ostile al pilota in tranquillità. Questo aeromobile viene impiegato principalmente dalla Lega Militare per quanto riguarda delle missioni al suolo, quindi andare a osservare e a permettere di acquisire tutte quelle informazioni necessarie per analisi di quello che si tratta della missione. Dopo quanto tempo si è in grado di pilotare questo velivolo? Allora, un pilota dell'aeronautica militare, per quanto riguarda il mio iter addestrativo, è iniziato nel 2015, quindi è con l'Accademia Aeronautica. Dopo 5 anni di Accademia Aeronautica si va alle scuole di volo, dove si inizia appunto la fase di addestramento al pilotaggio. Dopo una prima fase dove si viene appunto selezionati e divisi delle diverse linee, si inizia appunto quello che è la specializzazione sulla macchina. In questo caso, per quanto riguarda gli aeromobili a pilotaggio remoto, il pilota ha lo stesso iter addestrativo di un pilota normale, finita appunto questa parte dove si consegue l'aquila torrida, quindi l'emblema del pilota militare, si passa alla specializzazione sull'aeromobile a pilotaggio remoto.